Da benvenuti al TG regionale per sordi. Un operaio italiano di 48 anni si è infortunato stamani mentre lavorava in un cantiere navale della Darsena a Viareggio. L'uomo ha riportato un trauma addominale, sembra per essere stato colpito da una lastra di compensato. Ed è stato trasportato in codice rosso con un'ambulanza del 118 all'ospedale Versilia. Sul posto sono intervenuti anche operatori della sicurezza del lavoro. Una donna di 86 anni è morta ustionata dopo essersi cosparsa di alcol il corpo per rinfrescarsi. È successo ad Arezzo in via Giotto. La scintilla che ha provocato le fiamme pare sia partita dalle fibre sintetiche di un vestito che indossava. La pensionata ha tentato di spegnere il fuoco, ma le ustioni sul corpo, soprattutto sul dorso, non le hanno dato scampo. Sono intervenuti per primi i parenti che abitano al piano di sotto e sono arrivati i soccorsi. 118 e vigili del fuoco. Trasportata all'ospedale è deceduta dopo alcune ore. La procura ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto, anche se per ora sembrano escluse responsabilità di terzi. Pazienti contagiati da un batterio dopo essersi sottoposti a infiltrazioni con gas medicale alle articolazioni in uno studio medico di massa. È la vicenda riportata oggi dal Tirreno. Una trentina i casi sotto esame da parte dei carabinieri. Intanto l'ambulatorio è stato posto sotto sequestro su disposizione della procura che ha aperto un fascicolo. Arrestato dai carabinieri a Firenze, un uomo di 48 anni, albanese, trovato in possesso di 15 kg di cocaina. Nascosta nel suo garage in via Felice Fontana. Sequestrati anche 60.000 euro, 10.000 sterline, una pistola semiautomatica e un'auto di grossa cilindrata usata per il trasporto dello stupefacente. La droga sequestrata, se rivenduta al dettaglio, avrebbe fruttato un guadagno di circa 2 milioni di euro. Secondo quanto spiegato dai carabinieri, il 48enne, regolare in Italia, incensurato e residente a Firenze da 22 anni, è stato bloccato stamani intorno alle 6 mentre usciva dal garage. Un incendio è divampato questa notte verso le 2 all'interno di un capannone adibito a magazzino di giocattoli ad Aulla. Il magazzino ha una superficie di circa 500 metri quadri disposto su tre piani. L'incendio ha interessato il piano interrato. Sul posto i vigili del fuoco che dopo aver spento le fiamme hanno tolto tutto il materiale bruciato. Una rete d'apposta illegale di 750 metri calata in acqua di fronte al porto di Livorno è stata rimossa e sequestrata dalla Guardia di Finanza. La rete era stata posta in un tratto di mare vietato, ricompreso tra la testata della Darsena Petroli e l'estremità nord della diga della Meloria. La rete era inoltre sprovvista dei segnali luminosi richiesti dalla legge e quindi pericolosa per la navigazione in quanto non segnalata. Denunciato dai sinti per diffamazione aggravata, la procura chiede l'archiviazione per l'onorevole Donzelli di Fratelli d'Italia. Il procuratore Nicolosi e il sostituto Petrocchi hanno chiuso l'inchiesta a carico del PD
parlamentare accusato dai sinti di averli diffamati durante il sopralluogo al campo nomadi di San Giorgio a Calonica a Prato. Deciderà il giudice delle udienze preliminari. Dopo il successo dell'estate 2018, tornano le visite guidate alla Fortezza San Giovanni, nota ai fiorentini come Fortezza d'Abbasso, sede di Firenze Fiera, dove si svolgono alcuni dei più importanti appuntamenti fieristici della città. Le visite sono in programma nei sabati 6 luglio, 31 agosto e 7 settembre. Destinato a una doppia funzione di difesa dai nemici esterni e interni, la fortezza mostra ancora oggi gran parte dell'originaria struttura che ingloba anche la medievale Porta Faenza. Confermato oggi e domani il codice rosso per il caldo a Firenze. Giovedì 4 luglio invece l'allerta sarà declassata a livello 1. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi oggi e domani e 35 gradi giovedì. Per il Lamma l'ondata di calore proseguirà per altri 6-7 giorni e si concluderà intorno a martedì 9 luglio. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Sereno, poco nuvoloso con sviluppo di nubi sulle zone interne nel corso del pomeriggio, in particolare in Appennino, dove saranno possibili isolati rovesci temporaleschi. Venti deboli, mari poco mossi. Temperature minime stazionarie o in aumento, massime in calo in Appennino, senza variazioni altrove. Ancora caldo intenso, ma con tassi di umidità limitati. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci.